Terminato il 2023 annus horribilis per comprare casa a causa dei tassi di interesse saliti alle stelle, le previsioni per il 2024 sono ottimiste perché si prevede un abbassamento generale del costo dei mutui. Le prospettive per il 2024 vedono l'acquirente medio di Ostia come una persona giovane in cerca di piccole e medie metrature ristrutturate nella zona centrale. Infine, compra in contanti pur di non accendere mutui con le banche. Entrano prepotentemente nel mercato le nude proprietà con i genitori anziani che vendono casa per aiutare i figli a comprarne un'altra. Il discorso dei tassi ha molto frenato la possibilità di acquistare degli immobili e si è puntato molto più sulla qualità dell'alloggio, e qui su Ostia per le zone preferite sono sempre quelle dell'Ostellido Centro, l'Isola Pedonale, Stella Polare, eccetera, senza togliere niente alla zona di Ponente, che insomma è dove c'è un'economia diversa e si può anche acquisire il tre locale, cosa che magari dall'altra parte non sarebbe possibile. Abbiamo visto un aumento della giovani che pur invece di comprare in un'anonima periferia, mi perdonino i romani, preferivano Ostia quantomeno per un altro tipo di vita. La partenza è il bilocale, trilocale massimo. La nuova finanziaria, la Consap, ha rinnovato di nuovo questa possibilità agli under 36, un tasso a 3,40 garantito dallo Stato, e 3 e sopra i 36 il 3,80. E le nostre banche di riferimento parlano anche di un tasso fisso a 3,20. Con la conferma del Consap e con la conferma che gli under 36 possono eventualmente acquistare con più tranquillità, io spero e credo che ci sia di nuovo non una corsa come negli anni precedenti, però ci sia di nuovo la volontà di acquistare. Molte transazioni noi le abbiamo fatte per contanti, non inteso che la valigetta, cioè con soldi che le persone avevano sui propri conti correnti legali, tracciabili, e quindi hanno acquistato senza mutuo. Una delle novità che ha notato nel 2023 e secondo lei si accentuerà poi nel 2024? Sì. Con la nuda proprietà. La nuda proprietà è che sappiamo bene abitare nella propria casa recuperando parecchi soldi. L'anno precedente ne abbiamo fatti diversi di queste cose qua, con un grande stupore ma anche diciamo contentezza da parte del cliente. Qualcuno mi diceva: io tutti questi soldi non li ho mai visti.